Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di due prodotti del brand californiano Smashbox. Uno è un primer che ho avuto l'immenso piacere di ricevere direttamente dall'azienda, l'altro invece è una palette di ombretti che ho acquistato io. Smashbox offre un'ampia gamma di primer che sono tra l'altro tra i prodotti più apprezzati del brand e li amo anch'io. Sono infatti 2 anni che vi parlo sia del classico photo finish che del pore minimizing. Sono primer che risultano molto performanti, fanno quello che promettono. Oggi invece voglio parlarvi del nuovo Primerizer, che è un primer, il nome nasce proprio dalla fusion tra primer più moisturizer ed è quindi un prodotto 2 in 1, primer più idratante, che promette di donare alla pelle 24 ore di idratazione con il beneficio di un primer e la formula più leggera possibile, quindi un prodotto che idrata la pelle e nel contempo la prepara per il trucco. Vediamo com'è fatto. Il packaging è sicuramente molto elegante e professionale. Questo è il cartoncino esterno, mentre il primer è contenuto all'interno di questa boccetta in vetro trasparente con questo disegno praticamente in azzurro che richiama l'acqua e quindi il suo potere idratante. E come vedete è dotato di dosatore in nero satinato che chiaramente evita gli sprechi. Il flacone contiene 30 ml di prodotto, ha un costo di 36,50 euro, il PAO è di 24 mesi. È un prodotto questo adatto a tutti i tipi di pelle, che si può utilizzare con oppure, se non avete la pelle particolarmente secca, al posto della crema idratante. Quindi questo significa che può sostituire il nostro prodotto di trattamento, che quindi consente di saltare un passaggio della nostra routine pre-makeup, e questa è una gran cosa per chi come me va sempre di fretta. Insomma, io amo tutti i prodotti che mi fanno risparmiare tempo. Questo è un prodotto 2 in 1 e quindi è sicuramente ideale per viaggiare, e ho letto che si può utilizzare anche sulle cuticole, sui gomiti, sulle aree secche praticamente del corpo che hanno bisogno quindi di un boost di idratazione. Si tratta di un prodotto vegano, un prodotto cruelty free, formulato senza parabeni e ftalati, ed è un prodotto uscito di recente ma che è già molto noto e apprezzato. Sul web ho trovato soltanto recensioni positive. La formula di questo prodotto è molto interessante perché è ricco di acido ialuronico, che come sappiamo aiuta le cellule ad assorbire e a trattenere l'umidità per garantire la massima idratazione, e ha un effetto plumping, rimpolpante, e in più contiene niacinamide, che invece ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, migliora l'elasticità e dona luminosità alla pelle. Io sto utilizzando questo primer con costanza da quando l'ho ricevuto e vi dico senza incertezze che è un prodotto che a me piace molto. Ha una texture acquosa, lattiginosa, una texture fresca e ultra leggera, che ha una profumazione molto delicata, si assorbe velocemente senza lasciare residui, la mia pelle lo beve letteralmente, non sbianca, non appiccica e la pelle si sente istantaneamente più morbida, liscia e idratata, e rimane idratata e morbida per tutto il giorno, rendendo anche più confortevole il fondotinta. Aggiunge un tocco di luminosità al viso, dona proprio una delicata luminosità naturale, e grazie ai suoi ingredienti va ad ammorbidire linee d'espressione, linee sottili e segni di espressione. Fa sì inoltre che il fondotinta non evidenzi le zone secche del viso e quindi migliora l'aspetto globale e la resa, insomma, del make-up in buona sostanza. Quindi il viso appare, la pelle appare più sana e fresca. Volendo, ho letto che in tanti insomma lo utilizzano in questo modo, potete anche mixarlo addirittura al fondotinta per ottenere un effetto ancora più fresco e naturale. Smashbox ci dice che questo prodotto funge da magnete per il trucco e lo fa aderire perfettamente alla pelle e ne aumenta la tenuta. Io utilizzo, lo sapete, soltanto fondi long lasting, e quindi in realtà per me, a me viene difficile valutare questo aspetto, insomma, se prolunga la tenuta del trucco, però sicuramente mi piace moltissimo per l'elemento idratante. Smashbox ci dice anche che questo è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle. Io posso dirvi che la mia, e sulla mia che è mista, sicuramente fa un ottimo lavoro. Io in estate, con il caldo, tendo a lucidarmi sulla zona T, però in inverno la mia pelle presenta zone secche, delle zone che tendono ad apparire disidratate, per esempio il naso, i lati della bocca, la pelle tra le sopracciglia, il contorno occhi, e ho notato che ci sono dei fondotinta matte, long lasting e a lunga tenuta, ad alta coprenza, cioè quelli che praticamente io amo di più, che a volte insomma tendono a evidenziare le zone secche del viso, a fare quell'effetto, il temuto effetto cakey, quindi pesante e polveroso, a segnare i tratti, insomma, che regalano 10 anni di più. Con questo prodotto
prodotto non si vedono più le zone secche praticamente del viso, e questo penso sia una gran cosa, e quindi è ideale proprio da abbinare a questi fondi che tendono a fare effetto cakey. Fa davvero un grande lavoro questo prodotto sulle zone secche, quindi del viso, ma senza andare ad appesantire la pelle. I prodotti idratanti invece spesso compromettono la durata, la tenuta del make-up, perché tendono a far lucidare e quindi a far andare via il make-up a chiazze. È una cosa che insomma a me capita sempre, capita spesso, insomma, l'oleosità poi della pelle che tende a sciogliere quindi il make-up, il fondotinta, e a farlo apparire praticamente a chiazze. La cosa fantastica invece di questo prodotto è che idrata praticamente al punto giusto, quel tanto che basta, ma non ingrassa, quindi non fa lucidare la pelle. Io probabilmente non lo utilizzerò in piena estate, però per l'inverno, in inverno io sicuramente ho bisogno di un prodotto del genere. Non so come si comporta, come si comporterà su pelli grasse, e obiettivamente se avete una pelle particolarmente oleosa, secondo me è meglio utilizzare un primer mattificante. Posso dirvi però con certezza che è adatto a pelli normali e miste, ed è sicuramente l'ideale per pelli secche, stanche e anche mature, grazie all'azione quindi rimpolpante e antiossidante dei suoi preziosi ingredienti. Quindi per me, insomma, in conclusione, il primerizer è un'ottima aggiunta alla gamma del photo finish. Una cosa importante che volevo sottolineare è che il primerizer non è quindi un primer mattificante, e non è un primer che ha un effetto, come dire, perfezionante sui pori dilatati. In questo senso non vedo una grande azione, ed è normale perché non nasce con questo scopo. Ecco perché io mi sto trovando benissimo ad utilizzarlo insieme al pore minimizing. Cosa faccio? Io applico prima un velo di primerizer su tutto il viso, dopodiché vado ad utilizzare invece un pizzico di pore minimizing soltanto sulle aree dove i pori sono più visibili, quindi al centro della fronte, ai lati del naso e sul mento, e in questo modo ottengo veramente una base perfetta. Questo non è chiaramente un primer low cost, però secondo me ne basta pochissimo, e un flacone durerà tantissimo. Io l'ho usato tanto e non si vede, e quindi sicuramente immagino che un flacone del genere, una confezione, durerà tantissimo. Quindi se avete bisogno di un primer idratante, sicuramente vi consiglio di provarlo. Oltretutto stiamo andando verso l'inverno, e secondo me con il clima freddo questo prodotto è davvero una mano santa, e ovviamente voglio ringraziare il brand, insomma, per l'opportunità di poterlo provare, e anche quindi di potervene parlare di questo splendido prodotto. E adesso invece voglio parlarvi di una palette di ombretti che amo particolarmente e che uso spessissimo. Una palette che considero strepitosa per la selezione e la resa dei colori, pigmentazione, sfumabilità, durata. Una palette con la quale ho realizzato dei look strepitosi dai toni caldi, sia aranciati che rosa violacee, che poi sono i miei colori preferiti in assoluto. Sto parlando della Ablaze Covershot Eye Palette, che è una delle 7 palette che il brand ha proposto per la primavera 2017, che dovrebbero essere in limited edition, però questa nello specifico è ancora disponibile sul sito ufficiale del brand. Hanno un costo di 28 euro, contengono 8 tonalità, quindi 8 ombretti e 2 sono più grandi perché pensati come basi, e sono delle palette ispirate agli ultimi trend. Quindi abbiamo una palette con ombretti opachi, una dai colori con ombretti dal finish metallico, poi c'è quella dai toni forti, intensi, che infatti si chiama bold, c'è la bellissima smoky che vi ho già mostrato in un altro video, quindi palette che contiene dei toni perfetti per creare intensi smokey eyes. Ricordo di averla mostrata in uno dei miei video sui preferiti del mese. Questa è sicuramente una gran bella palette. E poi c'è lei, la più modaiola, quella che ha attirato subito la mia attenzione, che è appunto la Ablaze, che contiene queste splendide tonalità aranciate, ramate, rosate e rossastre. Il packaging della palette è davvero bellissimo, il materiale plastico molto originale, il materiale plastico solido e robusto, è stupendo secondo me questo effetto movimento, questo top con questo effetto movimento che come vedete simula un'esplosione di polveri. È un formato questo pratico e compatto, ideale per viaggi e spostamenti. È piccola ma è davvero ben fatta, le cialde hanno una dimensione veramente perfetta per i pennelli, ed è dotata anche di uno specchio dalle dimensioni generose.
I colori, poi, per chi come me ama i toni caldi, sono davvero un sogno e contiene 3 ombretti dal finish opaco e 5 ombretti diversamente luminosi, diciamo così. Salta all'occhio guardando la palette che è suddivisa in 2 quad, infatti abbiamo il gruppo dei colori più rosati e il gruppo invece con colori e con tonalità sicuramente più aranciate. Ovviamente noi possiamo andare a mescolare le tonalità, però sicuramente è una cosa comoda avere, trovare le tonalità già abbinate per creare dei look completi. La qualità, la formula, come vi anticipavo, è davvero fantastica. Sono ombretti che hanno una texture morbida e setosa, una pigmentazione elevata, sono facili da sfumare, non sono polverosi e hanno un'ottima tenuta. È una palette piccola, ma è assolutamente completa. Ci sono colori chiari, colori medi, colori scuri per aggiungere contrasto, sia opachi che shimmer. Ho utilizzato più volte tutti i colori contenuti in questa palette e non ce n'è uno che non mi piace, quindi amo tutti i colori contenuti, che sono tra l'altro perfetti per dare risalto agli occhi verdi e sono sicuramente più portabili di quanto sembra. E anche il look di oggi l'ho realizzato chiaramente con questa palette, davvero in pochi gesti, insomma a me piace veramente tantissimo, lo trovo molto raffinato. Comunque voglio chiaramente rapidamente mostrarvi le tonalità e quindi vado un attimo a fare gli swatches e torno subito. Eccomi di ritorno con gli swatches. Cominciamo a vedere i colori del primo quad e cominciamo con Relaxed, che è questo ombretto chiaro, questo beige pesca delicato dal sottotono caldo e dal finish opaco. Segue Siesta, che invece è un rosa ramato caldo dal finish luminoso, un ombretto stupendo che ha una resa incredibile sulla palpebra. È uno dei colori che ho utilizzato di più in questa palette ed è quello che ho indossato anche stamattina, quindi per questo make up sulla mia palpebra mobile, è veramente stupendo. Altrettanto bello è sicuramente Nirvana, che è questo berry red, questo rosso violaceo medio scuro caldo dal finish sostanzialmente opaco. Questo in realtà contiene dei micro glitter, ma sulla pelle si comporta praticamente come un ombretto opaco ed è quello che invece ho sfumato nella piega dell'occhio. Chiude il primo quad il bellissimo Delirious, che invece è questo marrone ramato medio caldo dal finish luminoso, ha una pigmentazione intensa con una consistenza morbida e liscia. E poi vediamo quindi i colori invece del secondo quad. Abbiamo Mocassin, che è questo oro caldo aranciato medio chiaro dal finish luminoso. Poi abbiamo Torch, che invece è questo arancio, quindi questo arancio di media intensità shimmer con dei riflessi dorati all'interno. Poi abbiamo Throwback, che è un marrone rossastro scuro caldo e opaco, questo è un colore molto di tendenza. E infine troviamo Dark Horse, che è questo marrone scuro, direi abbastanza neutro dal finish opaco. Il colore in sé non ha nulla di speciale, ma questo è un ombretto assolutamente strepitoso. Ha un payoff incredibile, una coprenza davvero strepitosa, rimane così intenso, non perde la sua intensità neanche quando viene applicato sulla palpebra e non è neanche polveroso. Infatti è un ombretto, io l'ho utilizzato anche stamattina, ma lo utilizzo spessissimo, vado a pescarlo da questa palette anche quando uso altre palette, proprio per scurire l'angolo esterno dell'occhio e dare profondità allo sguardo. Lo trovo ottimo, anche utilizzato come eyeliner, quindi sfumato lungo la rima ciliare superiore o inferiore, quindi davvero è un marrone scuro veramente altamente performante. Quindi insomma è una palette assolutamente strepitosa questa, io la ricomprerei 1000 volte ed è sicuramente un altro prodotto Smashbox che vi straconsiglio. Io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.